Avvertenza, questo è un video un po' diverso dal solito. Parleremo comunque di personaggi reali, personaggi storici, di fatti accaduti, ma a differenza di altre volte, vogliamo dedicare un video a una persona molto particolare, al maestro Leiji Matsumoto, che è scomparso proprio di recente. Una persona che ha consentito a molti di noi, soprattutto quelli che rientrano nella fascia tra i 40 e i 50 anni di età, di sognare guardando le stelle. Abbiamo sognato tutti il mantello nero e la benda sull'occhio dove c'è la cicatrice di Capitan Harlock. O abbiamo sognato il treno spaziale, il Galaxy Express. O magari abbiamo sognato di imbarcarci sulla Cargo, così la chiamavamo in Italia, in originale Yamato, per esplorare mondi sconosciuti e per portare la salvezza all'umanità. Ammettetelo, dai, l'abbiamo sognato un po' tutti. Ecco, questo video è dedicato a lui, all'uomo che, con i suoi disegni, con le sue idee, con i suoi personaggi, ci ha regalato non solo spensieratezza, ci ha regalato delle speranze, speranze di cui avremo tanto bisogno anche oggi. È il 13 ottobre del 1974. La televisione giapponese manda in onda il secondo episodio di Uchun Senkan Yamato, letteralmente la corazzata spaziale Yamato. È un nuovo prodotto televisivo destinato a creare un lungo filone, un filone che durerà per 3 serie e per la bellezza 5 lungometraggi animati, l'ultimo sostanzialmente un colossal di animazione, qualcosa dal successo inizialmente potente ma nazionale e poi divenuto planetario con l'esportazione negli Stati Uniti e in Europa. Ma non è la storia esattamente della serie televisiva, assolutamente non vuole esserlo. Ma partiamo proprio da quel giorno, anzi da quel pomeriggio, del 13 ottobre 1974. La puntata si apre con un'immagine difficile da dimenticare. Nell'anime la Terra vive sull'orlo del baratro, dell'estinzione della razza umana. La Terra non è più azzurra, sono scomparsi i mari, è scomparsa l'atmosfera. La superficie è brulla, priva di vegetazione. Il tutto dovuto a delle bombe planetarie nucleari che hanno devastato la superficie e hanno obbligato l'umanità a cercare la salvezza nel sottosuolo, in delle città sotterranee. Ebbene, un paio di giovani cadetti dell'Accademia Spaziale ritrovano il relitto della corazzata Yamato. Almeno pensano che sia solo il relitto. Scopriranno qualcosa di diverso. Scopriranno che tutta la scorza rocciosa che ricopre quelle rovine c'è qualcosa di molto più potente. D'altronde, il nome Yamato in Giappone è qualcosa di iconico. Yamato vuol dire molto. Yamato vuol dire grande armonia. È un nome così evocativo che ancora oggi, se vi recate in Giappone, potete trovare un museo dedicato a questo nome. O meglio, dedicato a una nave che ha portato questo nome. La nave da guerra più grande mai costruita e che abbia mai scioccato i mari con una missione precisa, quella di dominarli, i mari. La corazzata Yamato, capoclasse della omonima classe Yamato. Comprendeva anche la Musashi e la terza unità, la Shinano, poi convertita per ragioni belliche in portaerei. Ma la Yamato resta nell'immaginario collettivo giapponese. E anche se la sua vita operativa è stata breve e tutto sommato priva di significati assoluti, la Yamato è ancora oggi vista come un'icona. In quel museo è stato ricostruito un modello in scala della stessa Yamato. E i giapponesi lo visitano al museo, restano affascinati. Pensate che c'è chi, o con la plastica, o col metallo, o con dei famosi mattoncini colorati, di cui non diciamo il nome per non far pubblicità, ha ricostruito delle piccole riproduzioni della corazzata Yamato. Questo proprio perché è diventata un simbolo, prima ancora di quella serie televisiva, prima ancora del maestro Matsumoto. Ma torniamo appunto per un attimo alla serie. Perché Yamato? E soprattutto perché la Yamato si trova relitto, affondata? Beh, perché la storia della Yamato la vede soccombere. È il 7 aprile del 1945. La Marina Imperiale Giapponese organizza la sua ultima vera sortita. È quasi una missione disperata, anzi, è una missione kamikaze, una missione suicida. La flotta giapponese ormai è ridotta ai minimi termini. Non c'è stato solo il rovescio di Midway, la perdita del grosso delle portaerei. A Leyte, nel Golfo di Leyte, nelle Filippine, un autentico disastro si è manifestato per la Marina Imperiale Giapponese, che ha perso gran parte delle proprie forze e che ha visto parecchie delle navi sopravvissute sostanzialmente relegate a compiti di difesa costiera. Addirittura la ex ammiraglia, la Nagano, viene
lasciata in porto, priva di riparazione nonostante ne abbia bisogno, e declassata batteria galleggiante. Questo perché il Giappone sta preparando a una resistenza oltranza, non intende cedere, e si sa che per forzare la mano ai giapponesi, gli americani dovranno ricorrere a due bombardamenti atomici. Ma torniamo al 7 aprile del 1945. C'è un'isola a largo del Giappone, si chiama Okinawa. È un'isola dall'importanza strategica perché, vista l'autonomia degli aerei dell'epoca, possedere Okinawa e le sue basi aeree significa poter minacciare direttamente il Giappone, poterlo bombardare su praticamente tutto il suo territorio. I giapponesi sono decisi a difendere Okinawa con ogni mezzo, come hanno già fatto a Saipan, come hanno già fatto a Iwo Jima. Ma ancora di più, Okinawa è proprio territorio giapponese ed è un baluardo di difesa assoluto. Per questo la flotta giapponese viene incaricata di una missione suicida. È l'ammiraglio Ito a ideare il piano. Un piano che prevede una navigazione fino ad Okinawa della Yamato e della sua scorta, composta dall'incrociatore leggero Yahachi e da una flottiglia di 8 cacciatorpediniere. Giunta davanti a Okinawa, la Yamato dovrà andare in secca. Cosa significa? Significa che l'equipaggio dovrà far incagliare la nave sui bassi fondali attorno all'isola. E qui la Yamato, che è stata progettata per colpire a lunghissima distanza gli avversari e per incassare colpi a ripetizione, dovrà fungere da batteria d'artiglieria. Dovrà respingere fino all'estremo sacrificio la flotta americana che sta arrivando per trasportare la forza da sbarco. È una missione senza ritorno. Lo testimonia il fatto che la Yamato viene riempita fino all'orlo di munizioni, ma rifornita di carburante per il solo viaggio di andata. In realtà alcuni tecnici portuali imbrogliano le carte, imbarcano più nafta. Vogliono dare una speranza all'equipaggio della Yamato. Vogliono credere quei portuali che la Yamato ritornerà. Non è così. Non sarà così. Perché, vedete, per primeggiare sui mari occorre la copertura aerea, quella copertura che la Yamato non ha. Il Giappone non ha più portaerei, né di squadra né di scorta. Non può garantire assolutamente alcuna copertura dall'alto. E per quanto la flotta di scorta, lo Yahagi e i caccia abbiano comunque una buona capacità di fuoco contraereo, e per quanto la stessa Yamato sia stata progettata per incassare tanti colpi e per reagire anche a attacchi antiaerei, le forze americane sono preponderanti. Effettivamente lo stesso ammiraglio Ito è ben conscio di tutto ciò. Alle 11.30 del 7 aprile del 1945, due ricognitori lanciati proprio dalle catapulte della Yamato e della Yahachi vedono l'approssimarsi della flotta americana. Ma peggio ancora, sono altri ricognitori che decollano dalle portaerei americane e scorgono la formazione giapponese. E sono così liberi di agire che possono tornare a casa indisturbati. I colpi sparati dalle navi giapponesi per abbatterli non sortiscono effetto. Di fronte a Okinawa ci sono ben due task force dell'ammiraglio Spruance, due gruppi da battaglia a protezione della flotta anfibia, quella che deve trasportare le truppe da sbarco. Spruance, informato della questione, vorrebbe mandare avanti le sue 6 corazzate. Sono tutte di ultima concezione. Certo, non possono singolarmente pensare di ingaggiare la Yamato, ma in gruppo ce la possono fare agevolmente. In più, ci sono ben 8 portaerei a supportare la flotta americana. D'altronde, le portaerei sono più preziose, le portaerei sono decisive. Mandare avanti le corazzate sono navi spendibili. Certo, sono grandi, grosse, costose da costruire, ma possono incassare parecchi colpi. Spruance ordina al viceammiraglio Mitcher, comandante delle portaerei, di fornire comunque adeguata protezione. E per adeguata intende la bellezza di 400 aerei da caccia, bombardieri picchiata e aerosiluranti. Alle 12.32, un'ora dopo i rispettivi lanci dei ricognitori, a bordo di Yamato viene suonato l'allarme aereo. Il cielo si copre, immaginate, di una nuvola nera di velivoli che oscurano l'orizzonte. È una nuvola di morte, è una nuvola che si posiziona al di sopra della Yamato. E non importa che la scorta reagisca col fuoco di sbarramento antiaereo. Il piano americano è piuttosto semplice. I bombardieri di picchiata, i Dauntless, scendono per attirare il fuoco e sganciare i loro ordigni. Nel frattempo, gli aerosiluranti partono con la corsa d'attacco.
armano i siluri. L'idea è quella di colpire il lato di dritta della Yamato per provocarne a poco il ribaltamento. D'altronde la Yamato è pesantissima. Le sue torri d'artiglieria, armate con i cannoni più potenti e di calibro maggiore mai visto, da ben 460 mm, pesano centinaia di tonnellate ciascuna. Sono mostruose. Ma non è la Yamato la prima a essere colpita. Anzi, ad avere la peggio è proprio lo Yaji, incrociatore leggero caposcorda, che si becca un siluro nella sala macchine e resta bloccato, in mezzo al mare, privo di forza motrice e dopo un po' anche privo dell'energia elettrica per azionare le torri d'artiglieria. Dopo appena un'ora, lo Yaji cuore a picco. È l'inizio della fine per la flotta giapponese. La Yamato in realtà ci prova in ogni modo a sfuggire all'attacco. Il suo comandante riesce a coordinarsi con l'ufficiale di rotta e a zigzagare a più non posso, almeno per evitare gli aerosiduranti. Ma non è semplice, non è per nulla semplice. Già è difficile farlo contro una quarantina, una cinquantina di aerei, ma contro 400, 400 sono un nemico impossibile. Anche perché nel frattempo l'ammiraglio Spuna ordina una seconda ondata, ne arrivano ancora, e ancora, e ancora, e dopo mezz'ora ne arriva un'altra ondata, la terza. Troppi, sono davvero troppi. La Yamato non ce la può fare. Incassa la bellezza di 15 bombe sui ponti, sulle sovrastrutture, sulle torri. 8 siluri vanno a bersaglio. La nave sembra poter resistere. Incassa, 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 barcolla come un pugile sotto i pugni all'avversario, ma ancora non va in tappeto. Certo, i danni si vedono, direzione di tiro è danneggiata e non funziona più. A volte manca l'elettricità in alcune torri, per cui è difficile poter manovrare, poter alzare, poter sparare. Si passa ai comandi idraulici o addirittura quelli manuali. Si fa il possibile a bordo. Niente da fare. A un certo punto, per evitare che la nave salti in aria, dopo gli ultimi siluri incassati, si decide di allagare alcuni compartimenti, quelli più vicini ai depositi munizioni. È la mossa finale. La Yamato a quel punto perde la sua capacità di mantenere una linea di galleggiamento sicura e inizia a sbandare sul lato sinistro. Sbanda, sbanda, sbanda ancora. Il comandante della nave decide di sacrificare una sala macchine che viene spenta e allagata e il locale caldaia. Nel farlo, decreta la morte di tutti i suoi macchinisti. Lo fa non per unirli di qualcosa, ma perché è l'unico modo per provare ancora a salvare la nave. A velocità ridotta, appena 10 nodi, cioè meno di 20 km orari. Procede lenta e diventa sempre di più un relitto galleggiante che perde fumo, perde nafta, ha incendi a bordo. Il colpo di grazia è un siluro che blocca il timone. Come era già avvenuto per la Bismarck al di prima, quel siluro impedisce a Yamato di manovrare. Era fine, sono le 14.05 del 7 gennaio del 1945. Da quel momento in avanti lo sbandamento della Yamato inizia a diventare sempre più evidente. 16 gradi, 23 gradi, 30 gradi, sbanda, sbanda, sbanda ancora. Ormai è impossibile salvarla. È chiaro che la nave affonderà per capovolgimento. E sbandato, il peso delle torri d'artiglieria è tale da accelerare lo sbandamento. È troppo il peso di quelle torri, è eccessivo. Durante lo sbandamento le stesse torri saltano, cominciano a perdere gli agganci con i cardini, con le barbette. A poco la nave comincia a girare, 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 fino a mostrare la parte rossa dello scafo, l'opera morta. E da lì, a poco, mostrare le eliche. È finita. In pochi minuti, la Yamato scompare tra i flutti. Dopo poco si ode un'enorme esplosione. Le fiamme a bordo hanno raggiunto la Santa Barbara dei grossi calibri e si vede un'enorme nube a fumo, come quella che si era vista nel cielo della Maddalena il 9 settembre del 43 con la corazzata rossa. È finita. L'ammiraglio Ito ha preferito affondare con la Yamato. Non si è messo in salvo. Non si salva nessuno. Gli americani riportano una vittoria a fronte della perdita di appena 10 aerei e 12 aviatori. Una vittoria clamorosa. Una vittoria che segna la fine della marina imperiale giapponese. Le poche navi in porto verranno bombardate e quelle poche che riusciranno a sopravvivere alla guerra verranno poi requisite per gli esperimenti atomici a Bikini. Ma la memoria della Yamato resta ed è così forte nella cultura giapponese che Leiji Matsumoto decide di dare non solo il nome, ma le fattezze alla sua nuova creazione, a un'astronave destinata a salvare il genere umano, in un'opera che diventerà monumentale. Non solo, Matsumoto riprenderà nella storia vari espedienti narrativi che si riallacciano
alla Seconda Guerra Mondiale, alla Guerra del Pacifico e non solo. Il grande nemico della Terra nella prima serie, l'impero di Camillas o Camillon nella traduzione italiana, ricorda molto molto da vicino il Terzo Reich nazista. Gli stessi antagonisti portano nomi spesso di derivazione tedesca. Pensate che il supremo Desloc, come chiamato nella traduzione italiana e americana, deve il suo nome a un ufficiale della Luftwaffe, il generale Otto Desloc. E non solo, pensate, c'è anche spazio per Rommel, che diventa Dommel, e per delle battaglie, come quella di Midway, che rivive nella battaglia della galassia dell'arcobaleno, oppure nella seconda serie, proprio per l'affondamento della Yamato. In questo caso la Yamato spaziale ce la fa, non fa la fine della sua controparte terrestre. Ma chi conosce bene la storia non sfugge il fatto che era impossibile che quei due cadetti di cui abbiamo parlato all'inizio di questo video potessero aver rintracciato il relitto vero della Yamato, un relitto sostanzialmente intatto, con le torri ancora al loro posto. Non poteva essere andata così. Però il maestro Matsumoto aveva pensato che quello potesse essere un buon modo per ridare un significato alla grande armonia del nome Yamato e anche per regalare un pizzico di speranza. Il 1974 è l'anno dopo la crisi energetica mondiale, dopo la guerra di Yom Kippur. Serviva qualcosa all'umanità per sperare ancora. Il maestro Matsumoto ci ha regalato così la corazzata spaziale Yamato, i suoi viaggi, la ricerca di occasioni per sopravvivere. Ma ci ha regalato anche il pirata dello spazio, Capitan Harlock, un eroe leggendario, e tanto altro ancora. Matsumoto ci ha dato, soprattutto, una grande lezione, perché vedete, all'interno della corazzata spaziale Yamato, della serie, non dell'immaginario astronave, convivono tante razze aliene, ognuna con la propria caratteristica, e si pensa che possano essere solo nemiche. Ma il Giappone, quel Giappone che fino al 1945 era una società chiusa, xenofoba, razzista, imperialista, determinato alla sconfitta, il Giappone era cambiato, il Giappone aveva capito dei propri errori. Ecco dunque che con Matsumoto c'è un cambio di prospettiva. Gamilas o Gamilon, come lo volete chiamare, combatte, lo si scopre dopo un po', per la propria sopravvivenza. Iskandar è sì un pianeta di speranza, ma un pianeta di morte. E poi ci sono tanti altri casi nelle serie successive. Sono tutte lezioni che il maestro Matsumoto vuole lasciare a tutti noi e che ci ha lasciato. Così come quelle di Harlo, l'arroganza, la stupidità, la volontà di dominare il nostro simile non portano da nessuna parte. Solo cooperando, vincendo le nostre diffidenze, le nostre differenze, mettendo da parte l'orgoglio, possiamo sperare di costruire qualcosa, qualcosa di duraturo, qualcosa di vero, di autentico. Era questo il messaggio di Matsumoto, era questa la sua volontà, quella di resuscitare la Yamato con un compito diverso rispetto a quello per cui era stata concepita, non dominare il mare distruggendo gli avversari per dare un futuro di dittatura al Giappone, ma donare al pianeta Terra e all'umanità un barlume di speranza, una fiammella magari tenue, ma decisamente viva, legata alla possibilità di un domani ancora esistente. E noi in questo 2023, in cui tra un po' dovremo non certo festeggiare, ma ricordare l'inizio della guerra in Ucraina, lasciatemelo dire, avremo tanto, tanto, tanto bisogno di speranza. Avremo bisogno di gente come il maestro Matsumoto, delle sue creazioni, dei suoi personaggi, che riusciranno a darci molto, senza chiederci nulla in cambio.